il motivo per cui ho scelto il Politecnico di Milano e il corso in Food Engineering fondamentalmente deriva dal fatto che il Poli è una delle migliori scuole in Italia nell'ambito tecnico e a maggior ragione il nostro corso di Food Engineering è un corso di studi unico nel suo genere, perché combina sia l'ingegneria chimica, quindi il lato tecnico e impiantistico dell'industria alimentare, ma anche l'aspetto gestionale che c'è dietro a questo tipo di industria, che non è per niente scontato come abbinamento, tant'è che probabilmente noi siamo uno dei pochi atenei al mondo ad avere un corso di studio di questo tipo. Questa laurea magistrale è una laurea giovanissima, infatti è nata quest'anno dalla collaborazione del Politecnico con il mondo del lavoro. Infatti, durante questo percorso di studi saremo seguiti molto e costantemente dalle industrie, in quanto costituiscono un vasto advisory board. Scegliendo il Politecnico di Milano avete la possibilità di studiare in una delle 20 migliori università mondiali, nonché la prima università in Italia per ingegneria. Quindi questa sicuramente è una sicurezza, una certezza. Inoltre il corso di laurea in Food Engineering è un corso nuovo, un corso che viene fatto per venire incontro a quelle che sono le esigenze del mercato e delle aziende. Al termine di ingegneria chimica della laurea triennale mi sono guardato un po' intorno, di sicuro mi piaceva il percorso di ingegneria chimica in magistrale, ma ho seguito un po' il mio cuore, cioè io sono sempre stato appassionato del mondo dell'industria alimentare, e per cui ho deciso di buttarmi in questo nuovo corso, Food Engineering. Io sono rimasta molto colpita da quanto mi piaccia la materia dedicata alla logistica che ho iniziato questo semestre, che pur essendo una materia molto di carattere gestionale, quindi completamente diversa dalle cose che ho studiato io durante la mia laurea triennale, mi sta affascinando molto per tutti gli argomenti che vengono trattati. Il corso che ho nel cuore è quello di Trends in Food Industry Lab. È un corso del primo semestre, del primo anno di questo corso di magistrale, e il quale è cardine di questa nuova di Food Engineering. Trends in Food Industry. Questo corso rispecchia appieno quello che è lo spirito del corso di laurea in Food Engineering. Infatti, questo corso è un corso fatto in collaborazione diretta con le aziende, in cui voi andrete a collaborare con i vostri compagni per risolvere dei problemi veri che le aziende hanno. La cosa che più mi è rimasta nel cuore, la cosa più divertente di questo corso di studi l'ho vissuta sempre durante il primo semestre e nel periodo di dicembre, in quanto avevamo la consegna di alcuni progetti relativi a un altro corso di studi che è Principle of Food Engineering, durante il quale dovevamo analizzare, divisi in gruppi, le proprietà chimico-fisiche e la realizzazione industriale di alcuni cibi o alcuni alimenti che ci erano stati assegnati dal professore. Durante la settimana delle presentazioni, ciascun gruppo ha voluto portare il cibo da loro studiato. E quindi alla fine di ogni lezione avevamo un vasto assortimento di cibi deliziosi fra cui scegliere, andando dal pan di Spagna con la panna e il gelato al salmone affumicato e lo champagne. Quindi è stato un momento molto carino di convivialità. L'episodio più divertente che mi è capitato è stato durante le Trends in Food Industry, ed è stato quando, recandoci presso un'azienda, dovevamo salire una scala a chiocciola. Su questa scala c'è scritto attaccati al corrimano per la tua sicurezza. Io ho pensato che non fosse necessario, insomma i gradini erano piccoli e io ho 20 anni, potevo salire delle scale senza attaccarmi a un corrimano. Beh, ecco che il primo gradino ha smentito la mia superbia, in quanto sono caduto in mezzo alle risate e a qualche sguardo non proprio di approvazione generale. Allora, le soft skill che mi ha aiutato a sviluppare il Politecnico sono innanzitutto la capacità di parlare in pubblico, di fare un pitch. Penso che sia una cosa importante in un percorso di studi imparare anche come interfacciarsi con gli altri e adattarsi al mondo del lavoro, non soltanto imparare didatticamente quelle che sono le materie di base. Sicuro Politecnico mi ha aiutato a lavorare in gruppo,
Non è semplice lavorare in gruppo, come può sembrare, perché siamo tutte persone diverse con i loro pregi e i loro difetti. Quindi noi siamo divisi in gruppi e analizziamo queste problematiche confrontandoci con dei nostri coetanei, quindi sviluppando le abilità di team working oppure di leadership e molte altre. Io personalmente non ho ancora usufruito della mobilità estera, tuttavia il Politecnico è molto all'avanguardia su questo aspetto. Vi permetterà di fare programmi di Erasmus, quindi nella classica durata di 3-6 mesi o addirittura un anno. Oppure programmi di mobilità accorciata, come Athens, che vi permette di fare uno scambio di una settimana o poche settimane. Oppure, una cosa molto innovativa del Politecnico di Milano, in particolare su cui Food Engineering si concentra molto, è la tesi all'estero. La tesi all'estero vi permette di fare una tesi in un altro stato, sia a livello didattico oppure, come per il corso di Food Engineering, direttamente in azienda. Il corso di Food Engineering permette la tesi in azienda in quanto è prettamente basato sul vostro inserimento nel mondo lavorativo e quindi vi darà la possibilità anche di vedere com'è il mondo lavorativo al di fuori dell'Italia, se voi lo vorrete. Non ho ancora le idee ben chiare, principalmente perché appunto sono all'inizio, cioè sono all'inizio comunque della laurea magistrale, quindi non ho ancora imparato a conoscere bene questo settore dell'industria. Vorrei provare a lavorare all'estero. Il mio grande sogno è quello di lavorare per qualche anno in America, più che altro per avere anche un approccio al mondo del lavoro diverso da quello che è l'approccio italiano. Mi piacerebbe andare a lavorare nel campo dell'industria alimentare, ho scelto Food Engineering per questo. Terminato questo corso di studi mi vedo inserito in un ambiente lavorativo dinamico, per quello della food industry e in beverage, che costituisce un cardine fondamentale dell'industria italiana e rappresenta l'Italia nel mondo. Vi consiglio il corso di Food Engineering perché è un corso nuovo, è un corso molto flessibile a quelle che sono le richieste del mondo aziendale ed è fatto direttamente con le aziende, sia a livello italiano sia a livello internazionale. E inoltre non vi doterà soltanto di capacità a livello scientifico, ma vi doterà anche di capacità a livello gestionale, manageriale, che vi saranno utili poi nel futuro lavorativo. Il mio grande consiglio per tutti gli studenti che si stanno approcciando al Politecnico è quello di riuscire a gestire le cose con un po' di calma, di sforzarsi in mantenere la calma, perché come dicevamo prima il Politecnico è un ambiente che può essere ansiogeno, può essere un ambiente abbastanza difficile, sappiamo tutti che gli esami non sono semplici e questo può causare stress nelle persone. Devi essere appassionata alla materia, perché se scegli di frequentare il Politecnico devi di sicuro mettere in conto che devi fare fatica, perché il Politecnico è una università, un ateneo molto rispettato a livello mondiale, perché appunto non è facile. Però quello che ti garantisco è che se ci metti la passione e l'impegno, di sicuro questa cosa paga. Per cui ti deve piacere il mondo dell'alimentare e ti deve piacere lavorare insieme alle aziende, lavorare in un mondo che ti spinge verso il mondo del lavoro. Quindi spero che ci vediamo nei prossimi anni e buon Open Day!